Siamo qui con Eugenio e Andrea, due ragazzi che fanno parte della Croce Rossa Italiana della sezione di Urbino. Avete iniziato entrambi come volontari. Cosa vi ha spinto ad iniziare? Beh, io innanzitutto ho iniziato ancora prima di iniziare il servizio civile nel 2016, perché c'avevo mio nonno a casa che stava poco bene e quindi non sapevo cosa fare lì per lì e mi sono impaurito, quindi ho deciso di prendere parte al corso della Croce Rossa proprio per capire cosa fare in caso risuggedesse di nuovo, e da quella volta non ho mai smesso di fare volontariato. Allora, io facevo volontariato in un'altra associazione prima della Croce Rossa di Urbino, perché sono studente universitario di Avellino e quindi volevo continuare una cosa che in realtà già facevo. Quali sono le attività che un volontario svolge qua con la Croce Rossa? Allora, le attività sono molteplici, da servizi in ambulanza, servizi sociali, attività con i giovani, quindi ci sono più campi su cui poter far servizio. E a chi consigliereste un'esperienza come questa? Ma io consiglierei un'esperienza come questa, cioè far parte del volontariato, a chiunque ne abbia la possibilità e il tempo libero, perché in generale nel paese scarseggia il volontariato e attività di volontariato fanno sempre comunque sia piacere. Siamo con Sabrina dello sviluppo organizzativo della Croce Rossa di Urbino. Pochi giorni ancora per potersi candidare per il servizio civile qui alla CRI locale di Urbino, appunto. Sì, infatti il nostro comitato dà l'opportunità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di partecipare al bando per il servizio civile universale. È un bando della durata di un anno con 25 ore settimanali ed è previsto anche un rimborso mensile. Partecipare è molto semplice, basta presentare una domanda online su domandaonline.serviziocivile.it, si accede con lo SPID o con delle credenziali proprie. Poi comunque per qualsiasi informazione la sede è a disposizione, trovate sempre dei nostri operatori pronti a darvi qualsiasi informazione. L'iscrizione è aperta a tutti, non solo ai ragazzi di Urbino ma eventualmente anche agli studenti. Certo, può essere anche uno studente fuori regione che comunque ha la residenza o il domicilio qui e può iscriversi tranquillamente. Perché ci si dovrebbe avvicinare alla Croce Rossa? Perché fare questo servizio civile? Allora, i motivi potrebbero essere più svariati. Sicuramente ti consente di conoscere meglio il mondo del volontariato e il progetto ha, finalità riguardo attività sia socio-assistenziali che sanitarie. Quindi i ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi anche alle persone più bisognose, più vulnerabili. E inoltre è anche importante perché serve per fare team, squadra, per entrare in una grande famiglia, come la definisco io, Croce Rossa. Quindi per informazioni, quali sono i vostri contatti? Come vi si può contattare? Allora, potete seguirci sia sui nostri social, dove trovate dal link per iscriversi al bando a proprio notizie relative al bando, passare qui in sede in strada provinciale 9 via Feltresca 9, dove trovate i nostri operatori, oppure mandarci anche una mail a urbino@cri.it.